Servono a qualcosa corsi per DJ? Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per essere aggiornato su tutte le novità. Più che chiedersi se sia utile o meno fare un corso, quello di cui vorrei parlare è come scegliere, se uno fosse interessato a fare un corso, quello più adatto per le sue esigenze e quali sono sia le caratteristiche di un buon corso e anche le fregature da evitare. Non è che lo faccia per qualche motivo che abbia un interesse con questo video a promuovere chissà che cosa. Non è un periodo in cui sto facendo dei corsi, anche se è un'eventualità che non escludo per il futuro. Né c'è, come dire, spesso ho trovato anche dei dibattiti molto accesi con dei ragazzini infuriati, dicevano: "Ah, non fate nessun corso, non serve a niente, qui conta soltanto l'esperienza sul campo." In realtà, un buon corso può essere utile. Allora è bene capire quando un corso si può rivelare buono e adatto alle esigenze, oppure quando è meglio evitare. Il nostro mestiere non è regolamentato, lo abbiamo già detto, quindi non c'è un diploma di qualche tipo che serva, né nessun corso ti può garantire di poter lavorare. Questo mettiamolo subito in chiaro. E non c'è veramente niente di meglio che l'esperienza per riuscire a migliorare le proprie capacità. Ciò non significa che qualsiasi corso sia del tutto inutile. Anzi, per me è stato importante avere dei mentor, diciamo così, delle persone da seguire da cui poter apprendere. E questa è stata la prima caratteristica che mi ha poi portato nel tempo a fare, insomma, questo tipo di attività proprio per la vita. Quindi la prima caratteristica da valutare se si vuole fare un corso o no è chi lo fa. Perché se c'è una persona che ritieni capace, che fa delle belle serate, che si pone bene, allora può essere utile anche seguire un suo corso, se questo ne fa, oppure seguirlo personalmente. Un tempo c'era il giovane che portava il baule dei dischi, oggi questa cosa non c'è più, però seguire un DJ nelle sue serate, accompagnarlo, fare l'apertura e la chiusura, anche portargli da bere, però poter osservare da vicino, è un'esperienza utile e da non lasciarsi scappare. Il modo migliore per imparare è osservare da vicino chi già lavora. Punto numero uno. Poi bisogna anche capire come sono strutturati questi corsi. È evidente che un corso di 3 lezioni o un weekend lungo, intensivo quanto può essere, non serve a molto. È importante che un corso fornisca le basi sia dal punto di vista teorico che pratico e avere qualcuno che ti possa seguire. Quindi un'altra caratteristica importante è che le classi siano piccole. Fai una lezione in un'aula da 30 persone, capisci che non c'è modo per provare tutti, ci sono livelli diversi, ci sono mille attitudini e prospettive diverse, quindi quasi sempre nelle grandi aule dove si svolgono corsi di questo tipo non si vanno ad approfondire le tematiche più importanti né le esigenze specifiche. Questo quindi anche quando uno va a fare una di quelle accademie prestigiose, è bene informarsi sul tipo di classi e sull'organizzazione specifica, per evitare questo tipo di problema. Evitare anche che un nome altisonante possa essere soltanto la scusa per chiedere un sacco di soldi. Faccio il corso con il Super DJ X organizzato dal super locale, lo stesso non è necessariamente garanzia di qualità. La qualità la fanno gli insegnanti e la struttura del corso. Entrando nello specifico, che si possa andare sia ad accompagnare chi segue il corso dal punto di vista tecnico, se magari inizia da zero, fargli capire subito quali sono gli elementi da approfondire, da studiare, da capire per poter svolgere tecnicamente il lavoro di mixaggio e anche di impostazione della serata e quant'altro. E anche poi ci sia anche una base teorica. Il DJ non lo fa soltanto la tecnica di passaggio da un disco a un altro, la fa la cultura musicale, la fa l'intenzione,
fa il carisma, tutta una serie di cose che comunque si sviluppano, si allenano, si cercano e si ricreano. Ecco, che ci sia un balance nella proposta, che colui o coloro che fanno i corsi possono essere in grado sia dal punto di vista tecnico di farsi comprendere, sia dal punto di vista teorico di appassionare la materia. E poi importante che se uno segue un corso abbia modo di praticare, perché non è che le nozioni ti vengono date dall'alto, quindi sia esercitarsi e sia soprattutto misurarsi fin da subito con dei pubblici. Ecco, se un corso fornisce veramente le occasioni di serate, di iniziative, di eventi, anche semplicemente una lezione conclusiva aperta al pubblico, ecco che allora può essere veramente interessante e utile. Oltre che poi il fatto che comunque coloro che fanno i corsi, che magari lavorano, possono trovare utile avere dei ragazzi, delle ragazze interessate, giovani, intraprendenti, che, con cui poi si può instaurare un rapporto anche successivo. Cosa che è ben difficile per un corso online, che però magari può fornire delle cose diverse, può fornire dei video che ti puoi guardare e riguardare continuamente senza il bisogno di doverti ricercare. In definitiva, fare un buon corso non è né necessario né sufficiente. Può essere utile per mille motivi. È importante decidere se fare un corso o meno, che non sia questo il limite della serie non so fare, allora se faccio un corso imparo. No, fare un corso può essere un modo per migliorarsi, ma non può escludere il lavoro, la messa in pratica di quello che viene detto, l'applicazione. E poi non deve essere una scusa per non gettarsi nella mischia, perché per quello non serve nessun corso. Un'altra cosa importante sarebbe poi approfondire le tematiche. Per esempio, io mi sono rimesso di recente a fare dei corsi di approfondimento su alcuni software, su alcune tematiche legate alla musica elettronica e all'elettronica stessa, perché sarebbe utile, con un po' di umiltà, rimettersi a studiare nel tempo per essere sempre più preparati ai giorni nostri. Capisco che mettere insieme DJ e umiltà nella stessa frase possa sembrare di ragionare per universi paralleli, però se ci pensi bene, chiunque, anche chi già lavora e è ad alti livelli, può avere sempre delle cose da imparare e quindi approfondire aspetti specifici per potersi migliorare sempre di più sarebbe utile anche a chi già lavora. Pensaci. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi nei prossimi video di Essere DJ Doc. My job really is to lead women back to pleasure.